triste binomio ambiente mafia, cosa c'è da fare ancora? Ma io credo ci sia moltissimo da fare, nel senso che purtroppo le mafie hanno sviluppato un clamoroso know-how in materia ambientale e lo hanno sviluppato durante il periodo delle ecomafie, ma ormai si sono riciclate nel settore delle attività legali. E soprattutto al sud, ma non solo al sud, sono presentissime in questi settori ed è quindi un meccanismo di grande pericolo. Gli strumenti per combattere le ecomafie? Ma gli strumenti sono quelli, diciamo, classici. Bisogna tenere presente che ormai le ecomafie sono vere e proprie organizzazioni mafiose e vanno trattate come tale. Rispetto al passato sicuramente abbiamo strumenti migliori perché un po' di norme ci sono, qualche altra cosa andrebbe fatta, ma soprattutto bisogna aumentare la vigilanza amministrativa negli appalti e nella gestione effettiva di chi si occupa del sistema. Brevissimamente, il problema è infiltrazioni mafiose al nord, nella nostra regione e nella vicinissima Repubblica di San Marino, dove ci sono state alcune situazioni poco chiare. Ma guardi, io credo che ormai il tema delle infiltrazioni mafiose è un tema che affrontarlo può essere persino banale. Io credo non ci siano più zone franche in Italia. Ovviamente il problema è capire bene che cosa si intende per infiltrazioni mafiose, perché quando noi cerchiamo l'infiltrazione mafiosa andando a verificare le organizzazioni mafiose così come le conosciamo al sud non le troviamo, e questo è l'errore che è il punto di partenza. Le organizzazioni mafiose in genere vengono al nord a fare altro, lei ha citato San Marino, ma purtroppo l'Emilia e la Romagna sono terre di investimento, così come lo è il Veneto, così come lo è la Lombardia. Solo che molto spesso si tratta di attività molto meno visibili perché sono attività che non portano direttamente movimenti delinquenziali, ma portano soprattutto denaro. L'ultima battuta, 16 miliardi di euro, il fatturato di una multinazionale, secondo il rapporto Legambiente, il volume generato dalle ecomafie. Guardi, io faccio fatica a credere a questi dati, non ho mai capito come materialmente li individuano. Io credo che sia un grosso affare e il vero problema è che è evidente che è un grosso affare che si fa grazie anche alla connivenza del mondo imprenditoriale. E perché le ecomafie vivono perché c'è qualcuno che i rifiuti non li smaltisce come dovrebbe? E questa è la domanda che dobbiamo cominciare a porci.